Amen, grazie, grazie Andrea. È tutto merito mio. Ah, tutto merito di Dio. Noi non possiamo fare nulla se Dio non ce lo permette e se Dio non interviene. Amen. Volevo prima di tutto ringraziare Tesu. Lei sa perché. E poi naturalmente lo sentivo nel cuore mentre eravamo nell'adorazione. Il Signore mi ha detto di ringraziarti. Ok? E io l'ho fatto. Amen. Allora, questa mattina vogliamo condividere una bella parola, amen, che il Signore ha messo nel mio cuore prima di incominciare a leggere, perché è abbastanza lungo, però voglio condividere prima come il Signore ha messo questo nel mio cuore. Amen. Però prima di tutto chiudiamo un secondo i nostri occhi. Amen. Amen. Padre, noi ti vogliamo ringraziare. Grazie, Signore, perché la parola è la tua spada. E Signore, è questa che penetra nel nostro intimo, nel nostro cuore. Signore, cambia la vita. E noi vogliamo, Signore, che questo sia l'effetto della tua parola sempre. Signore, chiunque possa portare la tua parola possa essere veramente una benedizione, un aiuto, un sostegno per tutti coloro che ascoltano. Padre, Spirito Santo, ti chiediamo nel nome di Gesù che questa parola possa edificare ognuno di noi e possa fare l'effetto che ha fatto anche nella mia vita. Grazie Padre, grazie Spirito Santo, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Questo messaggio stavo meditando questa settimana su cosa poter portare da parte del Signore, e il Signore mi ha riportato di nuovo quella visione, vi ricordate, delle frecce, le file delle persone che venivano colpite, persone che erano in piedi, persone che cadevano a terra, feriti, morti. Una visione un po' drammatica, e io, come vi ho già detto, non cercavo di capire che cosa voleva dirmi il Signore. E la visione poi era quella che quelle persone in piedi erano le persone che si erano, chi se lo ricorda? Quelle persone in piedi erano persone che si erano santificate. Quelle persone in piedi, anche se le frecce le colpivano, non cadevano come le altre, ma rimanevano in piedi ed erano persone che erano... Io non capivo, ho chiesto, e il giorno dopo, la mattina dopo, il Signore mi ha detto che cosa era quella visione. E quelle persone in piedi erano le persone santificate, che andavano verso quelle persone ferite e li soccorrevano per terra. E così, quando pensavo al messaggio, il Signore mi ha detto: su questo io voglio che tu possa portare il messaggio questa domenica, sulla santificazione. Santificatevi, è la parola che il Signore ha messo nel mio cuore. E non vi nascondo che quando ho incominciato a scrivere mi sono un po' sentito spogliato e rivestito. Spogliato, perché veramente forse avevo bisogno anch'io di questo. E il Signore nello stesso tempo mi rivestiva con il suo spirito, con la sua verità, con il suo amore, con tutto quello che era per me il bisogno in quel momento mentre lo scrivevo. Io spero veramente che possa fare questo effetto anche alla vostra vita. Ci dobbiamo identificare nella parola di Dio. La parola di Dio è uno specchio, dice la parola, no? Dove noi ci specchiamo e ci vediamo a volte storti, brutti, abbiamo le macchie, a volte belli. A volte belli, a volte si è limpidi. Perché? Perché stiamo vivendo... Scusate, devo bere un po' d'acqua, se no... Io quando canto poi succede questo. Canto ad alta voce, canto con la gola e poi avviene questo. Questa è benedetta. Abbiamo fatto la croce, abbiamo... E così questa è la parola che ci deve mostrare la nostra condizione davanti a Dio, e la santificazione è qualcosa che ci deve mettere in discussione. Amen? Perché questo è quello che dice la parola. Io non voglio che nessuno
possa, è una parola per la Chiesa, ok? Ognuno la prenda, la faccia sua e si identifichi in questa parola che il Signore dà alla Chiesa, ok? Perché è scritto nella parola di Dio, lo Spirito dice alla Chiesa, ok? Non parlo per me, parlo per quello che ho ricevuto e lo condivido con la Chiesa affinché la Chiesa possa ricevere quella che è la parola che il Signore vuole rivolgere. E voglio andare nella parola di Dio in Prima Pietro 1, capitolo 1, dal verso 13 al verso 16. Vedremo tre aspetti di questa santificazione, perché prima di essere santi noi, chi è santo? Dio è santo. Amen? E allora noi vogliamo vedere ancora questi aspetti nella parola di Dio, perché noi ci possiamo anche identificare in questo. Prima Pietro 1, dal verso 13 al verso 16. Se avete trovato, dite amen. Amen. Perciò, dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, state sobri, abbiate piena speranza nella grazia che vi è stata recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo. Come figli ubbidienti, cosa dice? Non conformatevi alle passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta. Amen? Questa è una delle parole, perché è scritto, poiché sta scritto, siate santi perché io sono santo. Questo lo troviamo in Levitico, nella prima volta dove si parla e Dio dice io sono santo, è proprio in Levitico. E di là in poi è un continuo, santo, santificare, santificatevi, santificati. Tutto è un continuo, da lì all'Apocalisse. È un qualcosa di, è una di quelle parole che ho scoperto essere veramente dappertutto nella Bibbia, perché è qualcosa di veramente importante per ognuno di noi. Amen? Ma voglio anche leggere un altro brano, è in Ebrei 12, dal verso 12 al verso 14. Qui abbiamo letto prima in Prima Pietro, siate santi perché io sono santo. E qui dice, perciò rinfrancate le mani cadenti e le ginocchia vacillanti. Cosa dobbiamo fare? Sentieri diritti per i vostri passi, affinché quello che è zoppo non esca fuori di strada, ma piuttosto guarisca. Impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione. E qui c'è una bella botta. Preparati, prepariamoci. Io mi sono preparato. Perché dice, cercate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Parola di Dio. Amen? Io l'ho trascritta sul mio quadernino per non avere meno tempo nella ricerca. Ma io credo che questa sia scritta nella vostra Bibbia. Amen? È scritto? Ok, allora abbiamo la Bibbia identica. Non vorrei che magari la mia fosse diversa dalla vostra. Senza la quale nessuno vedrà il Signore. Quando parliamo di santificazione, parliamo di un insegnamento molto importante, perché la Bibbia ne parla abbondantemente, dall'inizio alla fine. Una delle cose che dobbiamo sapere è che l'opera della santificazione è un'opera che fa chi? Amen. Diciamo amen. Perché lo Spirito Santo ha questo compito, ok? Lo Spirito Santo ci porta a esaminatevi, ok? E noi lo possiamo fare solo attraverso lo Spirito. Amen? Cosa significa questo? Una delle cose che dobbiamo, questa è la cosa più importante che noi dobbiamo sapere, che lo Spirito Santo fa questo nella nostra vita, però non da solo. Lo Spirito Santo non agisce per causa propria, agisce per causa nostra, e noi siamo coinvolti e collaboranti in quella che è l'opera dello Spirito Santo nella nostra vita. Lo Spirito Santo non viene e non comanda,
se tu non gli dai accesso, se tu non gli dai il permesso, lui non farà niente. Lui non è violento, non è autoritario, che vuole imporre assolutissimamente. Lo Spirito Santo è la persona che ci è stata data per aiutarci, sostenerci, guidarci, mostrarci, insegnarci. Tutte queste cose sono il compito che ha lo Spirito Santo che è qui con noi e a cui Gesù ci ha lasciato. Ok? Perciò questa è l'opera dello Spirito Santo, ma non è, ma non lo fa se noi non ci doniamo, ok, e permettiamo allo Spirito Santo di lavorare nella nostra vita. La santificazione viene fatta per mezzo dello Spirito Santo. Amen? Ricordiamoci questa cosa perché è importante durante tutto il messaggio. Cosa significa questo? Questo significa che lo Spirito Santo in noi ha il compito di, come detto, di insegnarci, di mostrarci e di guidarci in ogni cosa. È il nostro bene, è per il nostro bene, affinché noi non viviamo una vita di peccato. Amen. Lo Spirito Santo ci aiuta e ci fa accendere la lampadina, no? Abbiamo come Archimede in testa la lampadina. Quando ci avviciniamo al peccato, si accende. Così lo Spirito Santo è dentro di noi. No, attenzione, attenzione, attenzione. Vietato. Questo fa lo Spirito Santo. Poi noi che facciamo? Ci andiamo lo stesso. E perdiamo una grande opportunità, quella di rimanere saldi e di rimanere santificati e non cadere nella tentazione, nel peccato. Viviamo una vita di peccato, ma anche attraverso di lui possiamo rimanere integri e giustificati davanti a Dio, affinché viviamo una vita santa e pura davanti a lui. Cosa significa santificazione? Alzi la mano soltanto chi lo sa. Ok. Santificazione significa separato. Ok. Dalla parola greca, ebraica, che è difficile da pronunciare. Quadwash, sì. Che significa? Il significato è tagliare, separare, dividere, ok? Che cosa ci fa ricordare questa parola dall'ebraico? E noi siamo separati. Da che cosa dice la Romani? Siamo separati dal mondo, dalle cose della carne. Non siamo più noi che viviamo, Cristo vive in noi. Noi abbiamo fatto una separazione tra quello che è carne e quello che è spirito. Amen? E noi viviamo per lo spirito. Ok? Come abbiamo detto all'inizio, lo spirito è l'opera in noi, ok? Che ci porta in un cammino di santificazione. Da soli non potremmo mai, noi possiamo conoscere a memoria questa. E ci sono teologi, professori di università che conoscono a memoria questa, ma non hanno lo spirito per cui possono comprenderla e viverla nella loro vita. Ok? Perciò lo Spirito Santo non è soltanto conoscere la parola, lo Spirito Santo è vivere lo Spirito, è per lo Spirito. Amen? Perciò santificazione significa messi da parte, separati per una vita giusta, di sani principi cristiani e morali, separati dalle cose del mondo per fare la perfetta volontà di Dio, come figli scelti e appartati, e cioè santi, appartati e santificati. Sono due parole, santificati. Santificazione sta anche per una azione. Santificazione significa appartati per fare un'azione. Qual è l'azione che la santificazione ci porta a fare? È quella di stare lontani dal peccato e dal mondo e dalla carne. Ok? E questo è quello che noi dobbiamo imparare a fare. Perciò appartati e santificati viene da giustificati anche per mezzo del sangue di Gesù, anche se la giustificazione è una cosa non la santificazione e la giustificazione sono due cose importanti e separate a se stesse, però sono importanti, perché Gesù, senza questa giustificazione non ci può essere santificazione. Io non sono prima santo se prima non sono giustificato, ok? Chi mi ha giustificato? Gesù, per mezzo del suo
sangue, noi siamo stati lavati, purificati e siamo stati giustificati, siamo resi giusti davanti a Dio. Ok, quando parliamo, quando vediamo nella parola giusti, ok, non significa che è giusto nel senso umano, è una persona giusta, una persona onesta, una persona sincera, una persona che non fa male a nessuno. Giustificati significa che non c'è più il peccato che ci teneva legati, ok, e ci condannava. Ma quel peccato, dice Romani, è stato preso e messo alla croce per mezzo di Cristo Gesù. Ed è per mezzo di Lui che noi abbiamo avuto oggi giustificazione. E quando io sono giustificato, allora incomincia un percorso di santificazione. Amen? Questo avviene. Un significato di santo, dalla parola ebraica, come ho già detto, è questo quadosh. E voglio che ripeterla questa, perché mi è piaciuto andare a ricercare, capire un po' quello che significava. Cioè Dio ha rimosso da noi ogni impedimento. Ok? Dio ha rimosso da noi, con la giustificazione, la santificazione, Lui ci ha rimosso da noi ogni impedimento. E ci ha appartati per Lui, vero? Questa è la santificazione. Ha rimosso ogni cosa da noi e ci ha presi e ci ha appartati per Lui, per la sua opera eterna. Essere santo significa essere puro nell'animo, nella mente e nelle azioni. Ok? La parola di Dio dice che siamo stati chiamati fuori, ok? Come chiesa. Tu sei la chiesa, chiamato fuori, appartato, santificato per Dio, ok? Sono tutte una conseguenza di cose che noi dobbiamo imparare, perché fanno parte della nostra vita, del nostro essere. Oggi come figli di Dio, noi siamo chiamati ad essere la chiesa di Cristo. Ognuno di noi, dice la parola, è una pietra vivente che forma che cosa? Il tempio di Dio, dove il Dio regna, dove il Dio risiede. Amen? E questo lo vedremo anche più avanti, perché questo fa parte sempre della santificazione. Perciò la parola di Dio dice che noi siamo stati chiamati fuori a non vivere più nella carne, ma a vivere in santità, purificandoci ogni giorno per mezzo della sua... Poi vedremo anche questa cosa importante della parola. In Prima Tessalonicesi 4:7 è scritto: infatti Dio ci ha chiamati non a impurità, ma a santificazione. Ok? Dio non ci chiama all'impurità, Dio ci ha chiamati ad essere persone, uomini, donne, figli di Dio, santificati per mezzo della sua parola. Per capire l'importanza dell'essere santi dobbiamo comprendere quale sia, quando Lui è santo, quanto Dio è santo, così possiamo avere una misura, ma proprio un granello, ok, della misura della santità di Dio. Perché Dio dice, abbiamo letto, siate santi come io. Perciò Dio porta di esempio Lui. E chi si accosta a Dio è veramente, deve avere un grande rispetto, timore di Dio, un santo timore di Dio. Dobbiamo essere santificati e avere quel timore per accostarci a Dio. Però Dio si identifica con noi. Amen? Dio si identifica con noi, sì. Dio dice che Lui non è lontano da noi. Lui non è distante da noi, Lui è con noi, sempre, sempre. Per capire l'importanza di essere santi dobbiamo comprendere quando Lui è santo. Perciò nella parola di Dio dice che Lui è santo e tutto quello che lo circonda, dice, lo conferma. Ora non abbiamo tutto il tempo per spiegare tutta la parte della santità di Dio, perché ci vorrebbero giorni e giorni. Solo per parlare, come vi ho detto prima, soltanto aprendo la parola di Dio e cercando di comprendere che cosa significa santo, santificare, santificati, è qualcosa di meraviglioso, è qualcosa di enorme. E voglio iniziare con un passaggio nella parola di Dio. Isaia 6:1. Isaia capitolo 6, dal verso 1 al verso 4. Vediamo solo un piccolo assaggio di quello che Lui è, perché noi siamo Suoi figli, è nostra responsabilità, ok? È nostra responsabilità, non responsabilità di Dio, lo vedremo avanti,
non è responsabilità di Dio, è la nostra responsabilità, ok? Rimanere puri, santi davanti a Dio. Dio non commette peccato, ok? E non vuole che noi commettiamo peccato. Isaia dice: nell'anno della morte del re Uzia vidi il Signore seduto sopra un trono alto, molto elevato, e i lembi del suo mantello riempivano il tempio, e sopra di lui stavano dei serafini, ognuno dei quali aveva sei ali, con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi e con due volava. L'uno gridava all'altro e diceva: santo, santo, santo è il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. E le porte furono scosse fin dal loro fondamenta e dalla voce di loro che gridavano, e la casa fu piena di fumo. Qui Isaia vede con gli occhi dello Spirito il trono di Dio, e quello che sente sono voci di angeli che dichiarano la natura di Dio. E quanto, e quando noi pensiamo al concetto di santità di Dio, non facciamo altro che, come ho detto prima, dare soltanto, pensare per un attimo soltanto a un 1%, ma neanche, di quello che è veramente la santità di Dio. Isaia, gli furono aperti gli occhi e lui entrò in cielo e vide qualcosa che noi desideriamo. Anche noi vogliamo vedere questo, amen? E Isaia vide il trono di Dio e colui che era sopra, il suo mantello copriva tutto il tempio, e la sua gloria era manifestata dal cielo alla terra. Tutta la terra era ripiena della sua gloria. Soltanto questo saggio. La condizione reale è della santità di Dio. La santità di Dio non è concepibile. Qui sentiamo che i serafini dichiarano l'uno all'altro: santo, santo, santo. Affermano una verità assoluta, come quando Gesù dice, quando Gesù insegnava, quando Gesù doveva dire qualcosa di veramente importante, molto importante, cosa diceva? In verità, santo, 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 non c'è da aggiungere e da togliere, santo, 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 Dio è santo, ok? In lui non è trovato niente, come in Cristo Gesù non è stato trovato niente, nessun peccato, nessuna mancanza, nessuna debolezza, perché Gesù era perfetto, Gesù era Dio sulla terra, amen? E lui era santo come il Padre era santo, questo lo vediamo più avanti. E la cosa bella è che ci fa capire la misura della sua santità, è che l'angelo dice che tutta la terra era ripiena della sua gloria. Salmo 99, verso 5, io ve li leggo, voi magari potete scriverli, dice: esaltate il Signore, il Dio, e prostratevi davanti allo sgabello dei suoi peli, perché Egli è santo. Noi dobbiamo inchinarci davanti a Dio, davanti alla sua maestà, davanti alla sua santità. Noi non possiamo entrare se non siamo in una condizione pura davanti al Signore. Abbiamo cantato, ma lo leggeremo perché è un verso della predicazione. Chi salirà? Chi salirà al monte dell'Eterno? Chi salirà al monte dell'Eterno? L'uomo innocente di mani è puro di cuore, che non eleva la sua anima a vanità. Non possiamo accostarci a Dio se prima non riconosciamo nella nostra semplicità, nella nostra umiltà, che abbiamo bisogno di Lui e che Lui è tutto e deve essere tutto in tutto e tutto in tutti. Amen. Prima Samuele 2:2 dice: nessuno è santo come il Signore, poiché non c'è altro Dio all'infuori di te e non c'è rocca pari al nostro Dio. E questo è un passaggio sempre nell'Antico Testamento, ma anche nell'Uovo. Ho voluto prendere un altro passaggio in Apocalisse 4:8. E dice: le quattro creature viventi, che sappiamo essere le creature di Dio, avevano ognuna sei ali ed erano coperte di occhi tutto intorno e di dentro. Erano diverso dai serafini e cherubini, erano delle creature queste. E non cessavano mai di ripetere giorno e notte. Cosa gridavano? Santo, santo, santo è il Signore, il Dio onnipotente.
che era, che è e che deve venire. È santo prima, ora e in eterno. Amen. Perciò, fratelli, non potremo mai comprenderlo ora, ma possiamo solo immaginare, perché è scritto che un giorno, come lo vedremo? Faccia a faccia. E lo vivremo se ci santifichiamo e camminiamo in santità. Punto. Ok? Non è che lo vedremo faccia a faccia perché Dio è buono. Perché se noi ci accostiamo a Dio, come abbiamo detto, dobbiamo essere santi come Lui è santo. Ok? Accostiamoci al Signore con questo cuore, con questa attitudine nella nostra vita. Credo che ho reso l'idea più o meno di quello, in una misura molto veloce e breve, di quella che è la santità. La santità non è solo, sottolineo, non è solo, cioè, ok? Non è solo, cioè, queste cose sono importanti. Andare in chiesa non è santità. Se io vado in chiesa, ok? Non è che vado in chiesa e divento santo. Non è così. Andare in chiesa, pregare, studiare la parola, aiutare il prossimo, perciò ubbidire al grande comandamento, ok? Tutte queste cose sono ottime, vero? Ci servono? Certo. Per fare cosa? Per crescere, vero? Per crescere nella conoscenza e diventare adulti spiritualmente. Amen? Sapendo semplicemente che stiamo facendo la volontà di Dio, ubbidendo a che cosa? Ai comandamenti che Gesù ci ha dato. Amen? Ma anche facendo tutte queste cose possiamo non vivere in santità. Sì, è così, lo dice la parola. Queste sono tutte cose semplici e importanti, ma essere santi significa vivere una vita separata dal mondo e dalla carne, per vivere una vita di integrità davanti a Dio. La parola di Dio dice che la santità di Dio scruta i figli degli uomini. Salmo 11:4. La santità di Dio scruta i figli degli uomini. Dio ci scruta. Non ci spia, non si nasconde, Dio ci scruta. Vuol dire che i suoi occhi sono sempre su di noi, su chi siamo, cosa facciamo. Amen? Essere integri, puri e sinceri nel nostro cammino ci porta a dei benefici. Amen? Come è scritto che senza un cammino di santità non vedremo Dio. Io stesso è scritto che se il nostro cammino non è santo, non solo un giorno vedremo Dio, ma dice che oggi come nel presente in Cristo avremo una vita abbondante e la benedizione di ogni giorno se noi camminiamo, viviamo e prendiamo sul serio, ok, che cosa significa e cosa dobbiamo fare per vivere una vita in santità. È fondamentale, fratelli, è fondamentale. Non è che non possiamo peccare, non possiamo sbagliare, questo ci è stato anche detto, ma una cosa è peccare e chiedere perdono, rialzarsi e camminare, una cosa è sapere che cosa è sbagliato, che cosa è cos'è impuro davanti a Dio e commetterlo. Perdere quella santità, perdere quella santificazione vuol dire togliere e sminuire l'opera che Gesù ha fatto sulla croce per noi. È come prendere e buttare tutto nella pattumiera. Questo dipende da noi. La scelta di una vita santa e santificata non dipende da Dio, vero? Dipende da chi? Da noi, dipende da noi stessi. Noi abbiamo un libero arbitrio, come è scritto, da non credenti o da credenti. Qual è la differenza tra i due? La differenza è che il non credente non conosce la verità, è nella volontà di Dio, perciò cammina per la carne, per tutto quello che è il mondo. Il credente, invece, conosce la volontà di Dio e deve semplicemente mettere in pratica, altrimenti in lui non vi è un cambio vero, un cambio spirituale, non naturale. Questo è un cambio nella vita del credente spirituale. Io devo cambiare la mia vita naturale,
di prima con quella spirituale di oggi. E come ho detto, non perché vado in chiesa, non perché prego e né perché io studio la parola di Dio. No, no, no. È uno stile di vita, adesso lo vedremo. Il nostro modo di agire, il nostro linguaggio, il nostro atteggiamento, il nostro modo di pensare, il nostro modo di vedere è cambiato, perché non siamo più noi che viviamo, ma è Galati 2:20. Sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive me. La vita che vivo ora nella carne la vivo nella fede, nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Non sono più, non siamo più noi che viviamo, ma è Cristo che vive in noi. Ed è un cammino con il Signore, un cammino vero, sincero, leale, integro. Come abbiamo cantato, un cuore integro e puro. Un cuore integro e puro. Vogliamo. Questo vuole il Signore. L'integrità è una conseguenza della santità. Se tu cammini e sei santificato, tu sarai una persona integra. L'integrità è la conseguenza della santità. Io sono santo, integro davanti al Signore. Perché non posso essere integro se non sono santo. Se non cammino in santificazione e non vivo la mia vita in santificazione, io non sarò un integro, perché c'è qualche problema che non va. Ci sono delle difficoltà che sto vivendo. Perciò davanti a Dio non siamo integri. Nella nostra vita, ed è la risposta alle persone di Cristo nella nostra vita, io non posso alzare le mani in chiesa, vero? Alleluia, gloria a Dio, amen, amen. Anche io alzo le mani, e mi piace alzare le mani, perché do gloria a Dio, e perché ricevo, e perché annuncio la grandezza del Signore. Perciò alziamo le mani in chiesa per adorare Dio e poi con le stesse mani cosa facciamo? Pecchiamo contro Dio. Io non posso con la mia bocca lodare e poi con la stessa bocca dire menzogne, sconcerie, critiche, maledicenze. Che bocca di santità è? Che bocca di santità è? Dov'è la tua santità? Dov'è la tua santificazione? Dobbiamo immergerci nell'avacro della santificazione. Questa non è santità, questa è ipocrisia, è religiosità e questa è molto, molto pericolosa. Perché questo tipo di atteggiamento, anche se Dio è buono, Dio non è stupido. Possiamo ingannare chi? Le persone, possiamo ingannare il pastore, possiamo ingannare il fratello, ingannare noi stessi, ma non possiamo ingannare Dio. Salmo 24 dice: chi potrà stare nel suo luogo santo? L'uomo innocente di mani e puro di cuore, che non eleva l'animo suo a vanità e non giura con il proposito di ingannare. Galati 6:7 dice: non vi ingannate. Non si può beffare Dio, eh? Non si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure è dura, eh? È dura. C'è anche la parte morbida, attenzione. Adesso non sono così duro, voglio, però è così, è l'effetto che ha fatto a me quando l'ho scritto. Io ho detto: Signore, spero che ognuno di noi possa identificarsi in questo messaggio. Non voglio essere ancora lungo, ma voglio andare verso la fine. E voglio leggere ancora una parte della parola di Dio che è molto bella, perché ci fa capire un po' l'animo della Chiesa. Ed è in Prima Tessalonicesi, al capitolo 4, dal verso 1 al verso 8. Prima Tessalonicesi 4, dall'1 all'8. Amen. E dice: del resto, fratelli, avete imparato da noi. Ascoltate bene queste parole, vi prego. Ok, qui sta parlando Paolo e sta parlando alla chiesa di Tessalonica. Ok, e dice: del resto, fratelli, avete imparato da noi il modo in cui vi dovete comportarvi e piacere a chi? A Dio. Ed è già così, dice Paolo a questa chiesa, ed è già così che vi comportate. State piacendo a Dio, state facendo bene. Sta dicendo Paolo. Ok, vi preghiamo e vi esortiamo nel Signore Gesù a proseguire
sempre di più, ok? Ad andare avanti come state vivendo. Infatti sapete quali istruzioni vi abbiamo date nel nome del Signore Gesù, perché questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate, che vi santifichiate e che vi asteniate dalle fornicazioni e poi, va bene, da quello che è il peccato, che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità e onore. Paolo li sta riprendendo? No, li sta facendo un complimento, che si sta complimentando con questa chiesa, dicendo: wow, tutto quello che vi abbiamo insegnato in questi anni, di quando e le volte io sono venuto nel primo viaggio, nel secondo viaggio a Tessalonica, e poi era una chiesa molto visitata da Paolo, ok? Paolo vede l'atteggiamento di queste persone, e questa è una chiesa sana, santa, buona, perché Paolo lo dice in questo. Ok, e andiamo avanti, che dice: ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo santità e onore, senza abbandonarsi a passioni disordinate come fanno gli stranieri che non conoscono Dio. Che nessuno opprima il fratello né lo sfrutti negli affari, perché il Signore è un vendicatore di tutti quelli, di tutte queste cose, come già vi abbiamo detto e dichiarato prima. Infatti Dio ci ha chiamati non a impurità ma a santificazione. Chi dunque disprezza questi precetti, comandamenti, ok? Comandamenti sono precetti, comandamenti. Non disprezza un uomo, perché non sono precetti e comandamenti di uomini, ma dice non da un uomo, ma quello, ma quel Dio che vi ha anche che vi fa anche dono del suo Spirito Santo. Mette insieme un pacchetto completo, ok? Questa è tutta l'opera che Dio ha fatto in voi e che voi dovete vivere nella vostra vita, ok? Perché questo non è un dono da parte di un uomo, da parte di qualcuno, ma se voi non ubbidite a questi precetti e comandamenti di camminare, qui stiamo parlando del Nuovo Testamento, non siamo sotto la legge, siamo sotto la grazia, ma Paolo riprende i Tessalonici, parla ai Tessalonici dicendo proprio: va bene, andiamo avanti, stiamo facendo un buon lavoro, però prima dice santifichiamoci ancora di più. Perciò Paolo parla a loro a cuore aperto, contento, felice di vedere questa chiesa che funzionava. Amen? E questo io credo che poi, cioè, hanno altri problemi, attenzione, adesso non è che i Tessalonici erano, santi fino ai capelli, però diciamo stavano facendo un bel percorso, un bel cammino di cui Paolo si rallegra, perché era una delle sue chiese. E da questi versi possiamo vedere come Paolo, l'apostolo Paolo, si complimenta con questi fratelli riguardo al loro vivere, al loro cuore e atteggiamento di vita. La cosa molto importante che vediamo nelle parole di Paolo non è solo il buon comportamento di questa chiesa, che era veramente sana, ma lui dà il focus nei primi tre versi di come è importante l'insegnamento di chi è chiamato a dare buon esempio, ok? Perché Paolo nei primi versetti dice: del resto fratelli avete imparato da chi? Da noi. Responsabilità del pastore, della guida, ok? Portare la chiesa in un cammino di santità, sì o no? Sì, non è solo compito vostro, è compito nostro. Paolo ha questa responsabilità. Questo è quello che noi vi vogliamo insegnare. E Paolo si complimenta perché loro lo mettevano in atto. Paolo sta dicendo: complimenti, un bel lavoro state facendo. Avete ascoltato e avete messo in pratica quelli che sono stati i miei insegnamenti. Amen? È responsabilità della Chiesa, dei pastori, delle guide, portare la Chiesa in un cammino. Amen? Io so dalla mia responsabilità. E certo che non posso stare con voi tutto il giorno, e né posso stare, non sono lo Spirito Santo, che posso stare in tutto e in tutti, non è fattibile. Però io so che quello che insegno è buono e viene dalla parola di Dio. E non sto parlando a persone immature, non sto parlando ai bambini. Ok, come dice Paolo alla lettera ai Corinzi, mettendo da parte a Efesini, mettendo da parte tutto questo, ok, adesso incominciamo veramente a fare sul serio, prendiamo un cibo solido. Io credo che noi tutti qua stiamo prendendo questo cibo e non abbiamo bisogno
anche se dobbiamo essere incoraggiati, dobbiamo essere esortati, non abbiamo bisogno di essere ripresi, perché io credo che persone mature nello spirito non hanno bisogno di essere ripresi, perché sanno qual è il cammino che devono fare. Vado un po' più veloce perché siamo quasi alla fine. Ma noi sappiamo che il vero esempio per una vita sana, santa, chi è? Gesù. Prima Timoteo 1,16 dice: ma per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo dimostrasse in me, dice Paolo, per primo tutta la sua pazienza, e io servissi di esempio a quanti in seguito avrebbero creduto in lui per avere una vita eterna. Io ho ricevuto e sono stato un esempio per Dio e sono un esempio per voi. E anche in Prima Pietro 2,21 dice: infatti a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi che cosa? Un esempio, perché seguiate le sue orme. Amen? Gli uomini, pastori, servi del Signore devono essere degli esempi di santità, ma l'unico vero esempio che noi dobbiamo, a cui dobbiamo fare riferimento, è Gesù Cristo. Il credente è colui che si applica a fare le cose che piacciono a Dio. Ripeto, il credente è colui che si applica a fare le cose che piacciono a Dio. La santificazione non è qualcosa di un giorno, la santificazione è un cammino, una scelta, uno stile di vita che si porta avanti giorno dopo giorno per costruire in noi quel tempio di cui la parola ci insegna in Prima Corinzi 3,16. Non sapete che siete il tempio dello Spirito Santo e Dio abita in voi? Sappiamo? Il verso dopo dice però: se uno guasta il tempio di Dio, Dio guasterà lui, poiché il tempio di Dio com'è è santo, e questo tempio siete voi. Voi, noi, responsabili, responsabili. Io vengo a dimorare in voi. Perché? Perché voi riconosciate, okay, che io sono santo. E così, se voi riconoscete che io sono santo, voi siete santi. La santificazione non è solo morire a se stessi affinché Cristo si confermi in ognuno di noi. La santificazione è un volere avanzare per migliorarsi affinché possiamo essere usati da Dio. Non aspettiamoci qualcosa da Dio se prima non comprendiamo l'importanza di appartarci per Dio. Se non ci appartiamo e lasciamo ogni cosa che ci ostacola e ci impedisce a una costante e continua comunione con Dio, con questa comunione con Dio, noi non riceveremo tutto quello che Dio vuole darci e farci vedere. C'è un prezzo. Se tu vuoi, devi pagare. Sì, devi morire. Più muori, più vivi. Più muori, più vivi. Più muori alla carne, più muori al peccato, più vivi nella santità e più avrai benedizioni da parte di Dio. Amen? La carne è il contrario di spirito, vero? E il Signore vuole compiere la sua volontà in noi per mezzo del suo Spirito Santo. Abbiamo iniziato dicendo che la santificazione è qualcosa che compie chi? Lo Spirito Santo. In noi Dio vuole che il suo Spirito in noi tolga del nostro, vero? Per mettere del suo. Ok? Questa è l'opera dello Spirito Santo. Toglie da noi, il mio, il nostro, la carne, e aggiunge quello che è Dio, quello che è santo, quello che è giusto, quello che è buono. Amen? La nostra responsabilità è fare la sua volontà. Le nostre scelte non sono responsabilità di Dio. Ok? Non è responsabilità di Dio. Le tue scelte sono le tue responsabilità. Tu puoi scegliere per il bene o per il male, ma non dare la colpa a Dio, ok? La responsabilità di Dio è fornirci strumenti per vincere e camminare in santità. Quali sono i due strumenti? Chiamiamoli strumenti, perché sono due belle, una è una persona e una è un'arma. Una è Cristo, ok? L'esempio per camminare e per vincere. E due è la parola. Per la conoscenza, per conoscere qual è la perfetta volontà di Dio. Voglio concludere con una affermazione
di un uomo di Dio che mi è piaciuta molto e l'ho presa, l'ho fatta mia e la voglio fare vostra. E questa è la caramella che vi do, cioccolatino. Vi ho dato le botte. La parola l'ho data, io non c'entro niente, io ho parlato per la parola, ok? Poi fate voi. E voglio concludere con questo. Voglio con un'affermazione di un uomo di Dio che disse: Dio ci rivela la sua santità non come un avvertimento per noi affinché noi fuggissimo da Lui con paura eterna. Ripeto, lo ripeto? Con calma, eh? Ok. Dio ci rivela per mezzo del suo spirito, ok? Per mezzo della parola. Lui ci rivela la sua santità, vero? Non come un avvertimento come ho fatto io questa mattina, io vi ho avvertiti, giusto? Lui non lo fa così. Non come un avvertimento, perché noi fuggissimo, noi da queste cose, ah che brutto, no, io non voglio. No, che fuggissimo da Lui con paura eterna, ma per farci correre da Lui, dove peccatori, deboli e mancanti trovano sempre un abbraccio amorevole e un'abbondante grazia che dura in eterno. Questo è Gesù, questo è Dio, questa è la santità. Non dobbiamo avere paura, non dobbiamo scappare da questo. Anzi, questo ci deve sempre di più portare a Dio, perché Dio riceve tutti. Abbiamo i deboli, i peccatori, i mancanti, tutti. Dio li rialza. Dio ti rialza, ti dice vai, riprendi il cammino. E il cammino di santificazione non è per un giorno. Non è se non lo faccio oggi, basta, ho perso la possibilità. No, ti rialzi e ricontinua a camminare in santità. Santificatevi ogni giorno. Amen? Amen. Vogliamo alzarci in piedi, voglio pregare. But he never gave me a reason to ever doubt him.